essere un'amministrazione di parte, un'amministrazione per alcuni, un'amministrazione poco trasparente. A pochi giorni dal voto, la candidata per il centro-sinistra, Giulianova Alberta Ortolani, punta il dito contro il sindaco uscente, Ivan Costantini, e l'intero attuale esecutivo. Accuse pesanti, quelle formulate dalla Ortolani e dal capogruppo del cittadino governante, Franco Arboretti, che nel corso di un incontro organizzato con la stampa hanno parlato esplicitamente di scarsa trasparenza amministrativa in questi anni. Prima di tutto, onestà e trasparenza nella pubblica amministrazione. Noi siamo stati 5 anni in consiglio comunale, quindi abbiamo avuto modo di vedere tante cose. In questa conferenza stampa saranno raccontati dei fatti che poi verranno rimessi alla libera valutazione dei cittadini. Sono stati snocciolati alcuni aspetti legati ai dubbi, appunto, sulla trasparenza amministrativa. Si parla di veri e propri conflitti di interesse, il riferimento neppure tanto implicito è all'assessore Paolo Giorgini, imprenditore nel settore turistico, che avrebbe ottenuto dei vantaggi anche in termini di occupazione di aree demaniali. Si tratta di episodi che mettono in netta evidenza il conflitto di interessi di alcuni assessori di questa giunta con gli interessi generali, e questo significa che poi quando si lavora non lo si fa per il bene di tutta la città e di tutti i cittadini, ma per un bene di parte, e nella pubblica amministrazione questo non è possibile. E tra gli altri argomenti c'è anche la piscina comunale, chiusa ormai da circa un anno. È un vulnus per Giulianova non avere più la piscina comunale a disposizione. Giulianova l'ha sempre avuta dagli anni 80 ed era un punto di riferimento non solo per i giuliesi ma anche per tante persone della provincia di Teramo. Questa amministrazione è riuscita a chiuderla da oltre un anno, i lavori sono lunghi, lenti e soprattutto non si sa che fine farà quella piscina, perché da questo punto di vista le procedure in atto non sono rassicuranti.